Possiamo iniziare. Andiamo via al primo workshop di Luminanzia. Siamo qui alla Fiera Internazionale del Buono e del Latte di Cremona, edizione 2019. Questo è il primo di 11 workshop organizzato per questa fiera. Tutti i workshop avranno in questo modo la stessa linea, lo stesso stile comune, cioè capire se c'è un equilibrio tra le performance di allevamento e competitività e una maggiore attenzione a quelli che sono i temi dell'ambiente e della sostenibilità delle produzioni. Se questo equilibrio è possibile, lo declineremo in varie occasioni. Ho il grosso piacere di iniziare questo workshop un titolo abbastanza intrigante, cioè l'applicazione della medicina tradizionale cinese in rovina dal latte. La medicina tradizionale cinese è tradizionale perché è molto antica, è la medicina antica, è la medicina millenaria. Da tempo col mio amico Keiju, che saluto e ringrazio. Keiju Guo è un full professor dell'Università di Pechino, parla abbastanza bene l'italiano perché ha studiato da noi per molti anni. Lui si occupa di animal science e quindi avremo un traduttore eccellente sostanzialmente per questo workshop. E la traduzione è importante perché a volte c'è una grossa difficoltà nel comprendere le terminologie cinesi, se non si è abituato, non è una cosa da interpreti, diciamo questi workshop, diciamo cinesi. Ringrazio, diciamo, voi che siete qui e anche chi è connesso con noi su Facebook. L'obiettivo, diciamo, di questi workshop è sicuramente, diciamo, di interagire con voi, ma anche raggiungere, diciamo, chi per tanti motivi non ha potuto venire in fiera, per cui ci sta vedendo da Facebook, che ringraziamo, diciamo, per questa diretta che stiamo. Ringrazio anche Cremona 1, che ci fa l'onore della sua presenza. Allora, iniziamo questo qui. È un workshop maggiormente incentrato sulla relazione del professor Zhang Guozu, spero di aver pronunciato correttamente. Il professore ha una lunga esperienza, diciamo, in questo senso. È supportato anche da Yan Yulin Yang, non so se è così pronunciato. Do a loro la parola, rimanendo però in questo modo. Allora, il professore, diciamo, tradotto da Keiju Guoz, parleranno di questo argomento. Abbiamo del tempo, perché dopo questo workshop c'è la presentazione del libro del nostro grande amico professor Sali. Abbiamo però il tempo poi di discutere con loro, perché mi piacerebbe, oltre alla loro relazione, per cui chiedo a Keiju un rispetto assoluto dei tempi, per poi poter discutere insieme. Vedo parecchi colleghi veterinari, per cui la discussione sarà molto interessante. Grazie, grazie della vostra presenza, del lungo viaggio che avete fatto per noi, e do a voi la parola.好，各位女士们、各位先生们，大家好。Signori, signore, buon pomeriggio. 我今天跟大家交流的题目是中树药稠微粉在奶牛生产中的应用研究。Oggi presento come si utilizza nella medicina tradizionale cinese nel campo di vacca da latte. 作为我本人来讲，我首先是河南省在河南牧业经济学院的一名教授，是吧？Lui a se stesso è un professore del Henan College of Animal Science, Animal Husbandry. 同时，我和我的同事，我们共同创办了一个企业，叫河南省抗疫药业股份有限公司，我任公司的董事长。E poi lui anche un presidente di una ditta farmaco che ha formato dai suoi colleghi. 我们的公司为依托，下边我们建立了河南省中树药稠微粉工程技术研究中心。我在负责这个中心的研究工作。Quindi, insieme a questa azienda anche ha fondato un centro di ricerca sul benessere animale. 同时社会上也兼职吧，就是在这个中树药协会啊，
还有河南省这个兽药分会啊等等，还有一些兼职。嗯，昆迪路易安克卡里口的，嗯，瓦里啊，阿瑟乔治奥尼的奇内人。我这一生主要在做的中兽药超粉生产工艺和设备方面的应用方面研究，做了30多年。Lui si occupa soprattutto sulla produzione di medicina tradizionale cinese oltre fine da oltre 30 anni. Quindi io mi presento anche così, io sono collaboratore con loro perché conosco abbastanza cinese e conosco abbastanza anche l'Italia perché sono stato in Italia per 8 anni. Quindi adesso sono direttore di Dipartimento di Scienza Zootecnica di Università di Pechino. Ho appena fondato perché sono anche coordinatore nominato da quello ICAR, noi chiamiamo ICAR, International Committee for Animal Recording. Ok. 我今天跟大家交流的有三个部分内容。第一个部分呢，中国奶牛业概况及有机奶产业的兴起。Quindi oggi lo faccio breve presentazione di come succede in Cina e la produzione di latte. 第二部分内容是中兽医药概况及中兽药超微粉应用的研究。E poi la la presentazione di medicina tradizionale cinese che utilizzano come medicina veterinaria e poi studio di ultrafine. 第三部分给大家介绍一下中国中兽药超微粉防止奶牛疾病方面的产品的一些举例。E terzo è alcuno esempio su utilizzo di questo TCM o fine nella produzione di latte. 好，下边各位介绍第一部分。下边作为第一个部分，中国奶业的概况及有奶的兴起。Quindi la prima parte è la introduzione di la produzione di latte in Cina e latte organico.对振兴民族的奶业，重塑消费者信心，提出了明确的要求。Quindi ha evidenziato quale che devono fare come rilevo dello Stato。我国的“十三五”规划到2020年，奶类的产量要达到4100万吨。Quindi al fine del tredicesimo cinque anni programma bisogna arrivare a un certo produzione di latte. 另外，中国的五部委联合发布了《中国奶业发展计划2016到2020》。Ci sono cinque ministri insieme hanno pubblicato un programma per 2016-2020.在中国的奶业战略定位是，也可以fondato questo la posizione strategico della latte。健康中国，强壮民族，不可缺少的产业。Quindi la latte diventa uno industria indispensabile per la salute umana。食品安全的代表性产业。E poi diventa un'industria rappresentativa per la sicurezza alimentare. 农业现代化的标识展现。Una industria simbolica della modernizzazione. 一二三产业协调发展的战略性产业。Quindi un'altra industria strategica per la
sviluppo di prima, seconda, terza in, sistema di produzione. 这中国连续四年举办了这个奶业的第二轮会议。 Successivamente il governo cinese ha organizzato top 20 grandi allevamento in Cina. 到2018年规模牛场要达到4000个左右，存栏504万头。 Nel 2018 ci sono più di 4000 allevamento più grande. 前40位养殖集团存栏要达到 192万头. I primi 40 allevamenti avranno 1.920.000 capi. 日产这生鲜乳 2.66万吨. Quindi produce 26.000 tonnellate di latte. 整个这规模牛场已成为中国 生鲜乳生产的有生力量。 A parte una differenza da situazione in Italia, in Cina punta molto sullo sviluppo di grande dimensioni. 另外在中国牛奶这个产量和质量方面，奶业这个结构在优化。 Quindi nella supervisione che le dimensioni di produzione di latte di allevamento sempre più grande. 单产量在不断的提升。 Produzione individuale sempre aumentato questo periodo. 这乳品质量 有了明显的提高。 Anche la qualità è aumentato. 中国的奶总的产量 近些年来是在逐步的下降。 Questo è il diagramma che è l'andamento della produzione di latte in Cina. 原因主要是我们这就是小的奶业厂在为了提高乳品的质量，小奶厂在关闭。 Ci sono leggermente un po' di diminuimento perché hanno chiuso tantissimo allevamento in piccola dimensione. 这个数据还不需要给翻译了吧？ 下面这个奶这个单产量，这个是在逐年的在提高。 Come vede su questa figura, la produzione media si aumenta, sta sempre aumentando. 2017年，奶牛这个年均单产量达到了7吨。 Nel 2017, la produzione media di per vacca è 7 tonnellate. 2018年部分 牧场单产量已经达到9吨以上。 Nel 2018 alcuni allevamento aggiungi 9 tonnellate di produzione. 生鲜乳这个质量逐年在提升。 E poi come la qualità di latte è sempre aumentando. 2009年到2016年 累计抽检生鲜乳乳品的样品达到17.8万次。 Da 2009 a 2016 ci sono tantissime campionature per la qualità di latte. 他抽检这个范围呢，覆盖了这个奶的几乎所有的这些指标。 Ci sono 10 indicatori che misuriamo, controlliamo tutti la qualità. 牛奶质量 在提高这个主规模生鲜乳乳汁乳蛋白都呈现着季节性的逐年的在提高。 Anche se ci sono variazioni come qualità di latte, la produzione di grasso e proteine è sempre aumentato. 另外规模生鲜乳的这个主体细胞逐渐下降。 规模牧场达到了欧洲的水平。 Quindi anche le batterie, anche cellula somatica sempre diminuito, anche alcuni allevamento di grandi dimensioni aggiungi anche a livello europeo. 另外在这个牛奶质量方面还反映的黄曲霉毒素啊、汞铬铅和三聚氰胺等等含量都符合国家标准。
durante questi indagini, questo controllo, aflatoxina, anche melamina, sapete anche in Cina ci sono problemi di melamina e adesso tutti sono sotto livello, sotto controllato. 下面当然中国的奶业呢也面临着挑战。 E poi abbiamo tante sfide anche. 第一个主要是这个第一个方面主要是繁殖率比较低，就产出这个时间间隔比较长。 Soprattutto il tasso di riproduttivo è molto basso, ciò vuol dire l'intervallo di calving, intervallo di parti è lunga. 具体表现在那就是整个这个怀孕率吧比较低，大70%。 当然我们经过现在努力，我们可以达到了大于86%。 Soprattutto alcuni allevamento, tassi di concepimento meno di 70%, questo influenza molto il profit. Quindi abbiamo obiettivo di aggiungere 86% di tasso di concepimento. 这胎产次数从 2.6 在小于 2.6 提高到大约 4.4。 Il numero di parti da 2,6 possiamo arrivare a 4,4. 另外在抗生素污染这一块，这也是中国奶业的一个挑战。 Altra sfida è l'antibiotico, uso di antibiotici in Cina. 那就是从这个区域来讲，这红色的区域是表示污染比较严重的地方，是吧？ Dove ci mostra il rosso vuol dire gli antibiotici e il rilascio di antibiotici è molto alto. 那就抗生素的污染 对环境的污染跟奶业的安全带来了威胁。l'utilizzo di antibiotici influenza molto sulla sicurezza del latte. 所以中国和发达国家抗生素使用这个对比这个表，下边这是每一个国家的这个数据。questo un confronto di utilizzo di antibiotici tra Cina e Inghilterra e USA. 农业农村部规定将于2020年取缔私用抗生素的使用。 Quindi anche il nostro ministro di agricoltura fa attenzione di questo e poi ha pubblicato un decreto che dice nel 2020 si è vietato utilizzare antibiotici come additivi. 下面中国的有机奶整个这些年是在逐步的兴起。 Da altro punto di vista anche ci sono tante richieste su latte organici in Cina. 由于过去大量化学药这个使用使这个农产品受到不同程度的污染。 In Cina hanno da tanto tempo utilizzato tanti fertilizzanti anche medicina nelle produzioni di latte. 随着近年来人们对生活水平的逐步提高，开始对食品安全、营养等方面提高了更高的要求。 Quindi adesso sempre più gente si è realizzato questo fatto e chiede prodotti organici. 所以有机食品成了中国的居民最好的选择。 Anche tutti sanno che anche tante le persone hanno sostegno economico hanno scelgono i prodotti organici. 所以近年来中国的有机奶这个市场这规模呈现爆发性增长。 Quindi le dimensioni di prodotti organici espanso tanto. 这中国有机奶这个产业目前的规模，从目前来讲，市场的需求是20亿左右。Hanno fatto un calcolo che adesso
richiesta per i latte organici più o meno 2 miliardi. Sì. Come i poveri di latte richiede 3,5 milioni. 两项相加呢, 大概有50亿到60亿, 这样的市场规模。 Quindi in totale fa numero, grande numero. 这未来3到5年呢, 这市场规模将达到200亿左右。 Quindi nei prossimi 3 o 5 anni questo numero va per 5 volte di più. 中社的安全有效性呢, 已经是 成为替抗和有机牧场首要的选择。 Adesso tutti riconoscono la medicina tradizionale cinese sono efficaci e sicuro come una prima scelta per la sostituzione di antibiotici e la produzione di latte organici. 第二个部分呢，我给各位介绍一下中兽医药的概况及中兽药超微粉应用优势的研究。 La seconda parte presenterò come la generale situazione di TCM e lo studio della TCM oltre fine. 从中兽医学来讲，这个在历史非常悠久。 Come sapete anche voi, il TCM ha una grande storia. 它起源于我们中国古代。 È originato dall'ancienne cinese. 中医学的有两大的特点。 Ci sono TCM ha due principali caratteristiche. 第一点呢，叫整体观念。 Il primo come uno concetto di olistico. Come sia umano sia animale è un corpo unico, uno organico. L'animale e anche l'ambiente che vive è l'unico, qualcosa dovrebbe vedere in concerto olistico. 第二点呢，主要是辩证论治，带这个特点，两个大特点。下面就是从基础理论来讲，这个阴阳平衡，达到阴阳平衡和阴阳学说达到阴阳平衡。 Come punto di diagnosi, puntiamo come diagnosi di sindrome differenziato. E quindi noi anche in Italia si parla molto di bilancio di yin e yang, anche altre teorie di 5 elementi. Quindi in Cina, anche in Cina, si punta molto sul bilancio di yin e yang. 一旦动物体内这个阴阳失去平衡，便形成了疾病状态。 Quando yin e yang sbilancia, quindi l'animale va in malattia. 五行学说也是一个基本理论。 I 5 elementi è un'altra teoria fondamentale. 它把动物的五脏联系到一起，作为一个有机的整体。 5 elementi, cioè il legno, il toro, acqua, fuoco, corrisponde ai 5 organi principali nel corpo. 一个脏器如果出现了问题，需要在它相关脏器来寻找原因。 Se uno corpo, uno organi ha malato, bisogna pensare ci sono altri organi, magari anche loro sono malati, bisogna vedere se ci sono effetti correlati. 这样就能更好地了解疾病，治疗疾病。 Da questo punto, solo da questo punto di vista si può evidenziare quale malattia sia questo animale. 作为中药在治疗的时候，它的主要工具是中药和针灸。 Come metodo di cura, noi utilizziamo la medicina tradizionale cinese e acupuntura. 中兽医学它是中医学的一个重要的一个分支。
come TCM utilizzo nel veterinario e come uno rama, una parte di TCM. 那就是中兽医学在中国也拥有几千年的应用历史。 Anche TCM in veterinario è utilizzato da più di 1000 anni. Soprattutto anche adesso tutti puntano di sostituire antibiotici, quindi TCM è stata sempre richiesta. 这个中兽药呢, 它是在中医理论指导下, 用于预防治疗和诊断, 动物疾病。 Quindi la medicina di TCM per veterinario sotto la teoria di TCM e poi si fa prevenzione, la cura e diagnosi di animale. 中国是中药材资源的大国。 La Cina produce molti tanti come sostanza di medicina, risorse di medicina. In Cina hanno fatto la somma ci sono 11.000 di oppure medicina della pianta, animale, anche del minerale. E i più utilizzati più o meno come 1000 e poi hanno esportato più di 130 paesi. 这个中药的主要来源于天然植物。 所以在这个古代又叫本草 Quindi la maggior parte di medicina tradizionale cinese sono le piante. 这中药在古代应用的时候主要有汤剂和散剂两个主要剂型。 In Cina in antico si usa due modi di applicare i medici di CGM oppure fanno fa brodo oppure fa il polvere. Quindi anche adesso hanno fatto tanti tipi di dosaggio, tipo di modo di che liquido e solido. 下边作为中药本身是天然有机物。 Adesso vediamo il nostro TCM che utilizziamo. Prima di tutti, il TCM è sostanza organica naturale. 大多数中药都具有天然性。 Quindi la maggior parte di TCM sono naturale. 所以它符合这个有机生态食品生产的要求。 Questo corrisponde al fabbisogno di produzioni organici ecologico. 可用作有机奶、有机蛋和有机肉等有机食品的生产的投入品。 Si può utilizzare come uno risorso per la produzione di cibo organico. 大多数中药在体内是没有残留的，在体外没有污染。 Maggior parte di questo TCM non c'è residui nel corpo e poi fuori non inquina neanche l'ambiente. 在漫长的进化过程中，中药和人类或者动物共存。 Quindi comunque abbiamo utilizzato sempre TCM in Cina. Quindi abbiamo 119, il ministro ha evidenziato questo 119 alimenti come si può utilizzare direttamente come cibo animale.
另外中药没有抗药性。 E poi il CCM non ha scoperto niente di come resistenza. Perché il中药的作用机理上，按中医认为叫去邪兼扶正。 Come il meccanismo di funzione di CCM è eliminare i fattori patologici e come aumentare la forza di salute. 或者它体现了多靶点效应等 hanno effetto di molti target 所以病原微生物呢所以它不容易产生抗药性 quindi è difficile avere una resistenza su quale medicina 另外大多数中药没有毒副作用 e poi maggior parte di TCM non hanno effetto bilaterale 就是很多中药呢 都是遥食同源，可以进入人和动物的食物，可以作为动物人和食物。 In Cina noi si dice che ha tanti TCM si può utilizzare come sia medicina che come cibo, quindi quando entra come catena alimentare non c'è problema. 少数有毒的中药中的有毒成分也常常是有效成分。 Sì, anche alcuni principio attivo sono tossico ma sono principio attivo 它这样通过减少用量可以避开的毒性 noi controlliamo l'utilizzo di quantità i volumi e può evitare il tossico 另外这作为中药来讲还有很好的抗病原微生物作用 come TCM è provato che hanno effetto di antipatologico 不管是在抗细菌或抗病毒方面人和动物都有很多的品种来使用 sia per antibatteri che antivirus hanno tante prove che dice alcuni TCM hanno effetto 而且通过现在临床试验有可靠的有效性 come nel campo di veterinario clinico hanno ha provato questo efficace 第二点作为动物来它会增强动物的体质 secondo si può aumentare la salute dell'animale 很多中药在体内能够提高动物的免疫力和抗体水平减少疾病的发生在这方面都有确切的作用 tanti TCM come principio attivo può aumentare l'immunità di corpo anche si può aumentare l'anticorpo, il livello di anticorpo quindi diminuire la malattia 另外中药还可以提高生产性能 e poi dovuto a quell'effetto che abbiamo detto il TCM può aumentare le prestazioni di animale 这样的产品有很多，它可以增加肉、蛋、奶，在这方面有可靠的作用。 Anche noi abbiamo alcuni prodotti per aumentare la produzione di carne, di uova, di latte. 另外还有很多中药，它里边含的一些物质，能够改善这肉、蛋、奶的品质和风味。 Alcuni TCM per migliorare la qualità di prodotto, anche questo per migliorare la qualità e il sapore del latte dalla carne 那就作为中兽药应用养殖业的优势 我们如果小结的话 大概就有这么多方面 facciamo un breve assunto di utilizzo di CCM 具有天然性 prima è naturale 无抗药性和无污染 e poi non residui nel corpo, non inquina l'ambiente. Non c'è resistenza alla medicina. E poco, ma tanti non hanno effetto bilaterale tossico. Hanno provato l'effetto di antipatogenici. 增强动物的体质。 e aumentando immunità e salute 改善产品品质
migliorare la qualità e qualità del prodotto. 还会提高生产性能等等。 Anche può aumentare le prestazioni di animale. 下面中枢和超粉，它的基本概念。 E lui ha fatto tanti anni di studio per autofine, quella TCM autofine. 超粉碎技术是上世纪70年代形成的一种跨学科、跨行业的高新技术。 Questa tecnologia di autofine è sviluppata e fondata dagli anni 70 per formulare una tecnologia high-tech di come high-tech tecnologia. 90年代后被用于中药现代化研究，就产生了中药超粉碎技术。 Negli anni 80 questa tecnologia si è applicata nel TCM, quindi hanno fatto questo TCM ultrafine. 下面中药超粉它可以大幅度提高中药在动物体内的生物利用度。 Questa medicina TCM ultrafine può aumentare in modo evidenziato la biodisponibilità. 它可以降低用药费用 50%。 Può diminuire l'utilizzo di medicina 50%。 并且相对于传统剂型，它又方便了临床用药。 E poi si applica, è facile da applicare. 这个所以通过中枢药超粉碎技术生产的中药超粉正在逐步取代原来散剂这样一个剂型。 Quindi questo TCM ultrafine può sostituire la prima quando dicevamo questo povero, in modo di povero. 所以近年来中枢药超粉碎技术的成功发明 为中枢药在养殖业的广泛应用带来了广阔的前景。 Questo TCM ultrafine applica nel veterinario hanno un buon futuro nella produzione animale. 下面这两张图片是作为普通散剂和中药超粉的对比。 Queste due foto immagine è un confronto tra ultrafine e normale, quello polvere normale. 中药超微粉碎技术的关键主要做到细胞破壁。 La tecnologia principale di questo TCM ultrafine si rompe le cellule come i palette di cellule. 目的是提高中药的吸收利用度。 Così si può aumentare l'assorbibilità di questa medicina. 从而减少药材资源的浪费，降低用药的费用。 Quindi diminuire il spreco di medicina e poi scendendo i costi di medicina. 最初的研究者提出的粉体的最大离境控制标准是300目。 La prima che ha fatto questa teoria, questa tecnologia, si può arrivare come diametro di meno 80 millimetri, come 300 mesh. 下面作为植物来讲，它的外边都有一层薄薄的细胞壁。 Come sappiamo, queste cellule delle piante hanno tutti palette di cellulare. 借以支撑这个植物这个维护植物细胞的活性。 Questo palette è molto importante per mantenere l'attività della pianta. 但是由于植物细胞壁的存在，又影响了中药材在体内的吸收和利用。 Ma questo palette influenza come evita di questo principio attivo di far funzionare. 这个细胞壁的构造非常复杂，在纤维领域上打破了，并不容易。 Questo palette di cellule di piante è molto complesso, complicato e difficile da rompersi. 下面中药药成分
大多数都存在细胞内。E poi purtroppo il principio attivo della medicina è dentro questo cellule, è dentro questo palette. 由于细胞壁的存在，使药效的发挥受到了限制。Proprio dovuto questo palette proibisce questa funzione di questa medicina. 这两张图片很形象了，说明了这个问题。Queste due foto si dimostrato come funzioni TCM oltre fine. 就是完整的细胞，这个动物体没办法吸收完整的细胞。Questo è un cellule come completo. 需要消化液进入细胞，溶解药成分，然后再反渗透出来才能吸收。Come prima in metodo antico abbiamo detto come fa liquido come altre cose, bisogna, come anche ogni tanto facciamo brodo, e bisogna, il liquido bisogna entrare, questo, entrare tra, penetrare questo cellule e poi fa uscire questo principio attivo. 通过超微粉碎技术把细胞壁给打破之后，这细胞里边有效成分可以直接溶出吸收。Ma con la nuova tecnologia TCM ultrafine questa medicina principale si può uscire già fuori, già si può essere pronto da utilizzare. 首先第一点，它给这个超微粉碎以后可以提高药物有效成分的溶出速度和溶出总量。Quindi dovuto nostra tecnologia con questo TCM ultrafine può aumentare la dissoluzione, tasso di dissoluzione e la quantità di principio attivo. 中和超微粉碎技术能够使药物的离度达到细胞破碎这样一个级别。Perché nostra tecnologia ultrafine si rompe, rompe questo palette cellulare. 使药物内的和细胞间和细胞内的有效成分直接释放出来。Quindi questo medicina principio attivo può già star fuori. 用于临床可以提高生物利用度。Quindi si può aumentare bio disponibilità nel clinico. 用于中药成分的提取可以明显提高这个收取率。Quindi si può aumentare come il tasso di quantità per ottenere questa medicina. 这张图片呢，这是这个中药黄芪饮片和中药超微粉这个溶出量的一个对比。Questo è la prova che abbiamo fatto su quella questi tre principi attivi che è molto utilizzato in Cina. 这蓝色的代表黄芪饮片，红色的代表黄芪超微粉。Quindi questo blu è come come questo è latino nome latino astragalosside che è quella cast astragalosside polisaccharidi. 从这三种这个标示这个指标来看，它基本上都翻了一倍，提升了一倍。Quindi con questa tecnologia ultrafine di almeno doppiato la quantità che possiamo ottenere。下面这边这个数据呢是引自于我一篇文章。Questo è un lavoro che abbiamo pubblicato。它主要显示着可以提高药物成分的溶出速度和溶出总量。Anche qui sia mostrato che abbiamo con diversi principio attivo abbiamo sempre aumentato quindi doppiato la quantità che otteniamo. 这个表中就这是这个几种这个标示物。三种标识物，这是普通药粉和超微粉。Questo anche questo
tre medicina che si usa molto in quella CGM. 从这整个数据看，它确实提高了很多。 si può vedere che abbiamo un buon risultato. 作为第一种成分提高了 73.44%。 Quindi abbiamo tutti questo numero più di 50%. 第二种成分提高了 115.84%。 Quindi così abbiamo ottenuto un buon risultato, perché questo tre medicina non so come in Italia si, come si vede, però questo tutti principali hanno funzionalità molto valido. 下面作为小不减这种成分溶出这个速率。 Questo questo è come il tempo, questo che abbiamo ottenuto per quella berberina, per il baicarina, quello diversi tempo hanno diversi tasso di rilascio. 下边这表三呢，这是黄金柑，它是溶出这个速率。 Anche questo è tutto il confronto tra quella polvere normale e polvere ultrafine. 表四呢，是针对这个栀子柑的溶出速率。 Questo è Gini Poside, magari voi qualcuno sapete questo medicina principale. 上面三个表明呢，就是超微粉比普通粉溶出速率大大加快。 Quindi abbiamo tutti mostrato che il tasso di rilascio è molto aumentato, molto. 那就三种有效成分在五分钟内呢溶出量都大大超出了普通粉的溶出总量。 Quindi anche questo, con questa tecnologia si fa funzionare molto velocemente rispetto alla tecnologia prima. E poi anche con questa ultrafine possiamo aumentare la concentrazione dei farmaci nel sangue e la biodiversità, disponibilità. 中药做成超微粉之后，它这个离境的这个颗粒的细这个细胞表面积增大。 Quando rilasciato questo medicina principio attivo, il suo come superficie ha aumentato. 又在肠道内和肠壁接触的更充分。 Quindi hanno tanti, tanti, come si dice, si può, le superfici con quel tratto gastrointestinale molto aumentato. Quindi sta in gastro intestinale più tempo. 这样呢，可以使药物的吸收更充分。 从而提高了药物生物利用度。 Quindi hanno più tempo di essere assorbito. 下面它通过提高这个中药超微粉经过粉碎之后，离境变得更小，药成分更容易溶出，药效相应的增强，从而减少了用药剂量，大大节省了原材料药材。 Quindi con questo TCM ultra fine e di i cellule i particelle è sempre più piccola e poi il principio attivo e poi rilascio facilmente, quindi anche l'efficacia di medicina è aumentato e poi anche possiamo diminuire l'utilizzo di medicina. 下面这个数据呢，引自于我们福建农林大学研究生论文。 Prima abbiamo parlato quella di prova di laboratorio e questa è prova di animale, questa è una tesi di studente. 前面那个试验是在实验室烧杯里边仿生学做的。 Prima è comunque si è fatto dal laboratorio, questo è dal coniglio. 而这个试验是在动物体内。 主要是测量体内有效成分的吸收值、血药浓度。 Questo abbiamo fatto con diversi gruppi, diversi tempi.
这是在最初0.25小时的时候，它这个细粉和超微粉，它这个数值，它基本是它的1倍半。那 prima 请 prima 20 minuti dice prima 20 minuti come i polvere di fine polvere normale polvere super fine quindi la quantità la concentrazione è un 50% in più。下边需要弄的最高值，这个超微粉是在2小时出现。Il livello massimo di di concentrazione per la TCM ultrafine si è scoperto nel 2 ore dopo somministrato。而这个细粉，它这个速度在2.5小时出现。那 polvere normale si è mostrato che nel 2.5 ore c'è che più punto più alto。那就这两个数值来比较，它基本上也是它的这个1.5倍。Anche questo due valore mostra che ultrafine ha 50% di più che quella normale。这是这液相这个曲线图。Questo è curva, curva di rilascio。下面是这个药物里边的另外一种成分，它这个血药浓度和前面大体类同。Questo qua è la prova che ha fatto per il Beverina, Beverina。在0.25小时的时候，它是它大概是它的1倍半。Abbiamo più o meno lo stesso fenomeno che nel 2000nel 20 minuti hanno 50% di rilascio più di polvere normale。它的血物血药这个最高值也是比粗粉提前了半个小时来临。Il massimo concentrazione è mezz'ora prima che di polvere normale。而且它提高的这个幅度更大。E poi ha più concentrazione。这是这种成分的液相图。Questo qua è una la curva di andamento。下面是另外一种成分。Questo qua è per altra medicina。这最初0.25小时时候，它基本上也是它的1倍半。Abbiamo più o meno lo stesso più o meno lo stesso fenomeno。这个可以过去了，这个都差不多啊。这大体数据都是一样。创新联这个也一样哈，下边这个作为中药超微粉可以提高药效，减少这个用药费用。Quindi con questa tecnologia possiamo aumentare efficacia di medicina e diminuire i costi。下边这是三期超微粉与粗粉，它这个有起效这个时间的对比。Quindi questo è la prova fatta per quella Panax Notoginse, Notoginse, anche questo pubblica un lavoro pubblicato。这个也是我们的研究文章，也是在中国畜牧兽医杂志发表过的。Anche questo articolo è molto, questa rivista è molto importante in Cina。为了说明这个问题，我把这个数据引用上来，让大家来做个参考。下边这起效时间，这三期对小白鼠的凝血作用，这个时间，这三哦 ，OK， questo qua è che studia come questo Panax Notogens funzioni come funziona come coagulare il sangue nel topo。这三期普通粉呢，它用了127秒。Quella polvere normale utili si ci vuole。127ora no quello questo 这个什么呀，这个是秒是吧，秒127 secondo per coagulare il sangue。 而其三期这个粗粉呢，它是三期微粉，这个起效时间是42.3秒。 TTM ultrafine ha accorciato molto il tempo come ci vuole solo 42 secondi。 以蒸馏水做对照的话，蒸馏水是142.3秒。
come uno controllo bianco ci vuole 142 secondi. 下面在牛场我们还做了一些数据。 E poi abbiamo fatto anche la prova nel campo di vacca da latte. 用这临床数据在牛上，我们都是做一些现场做的一些数据。 Questo tutti la prova nel campo che effettuato nel campo. 这是在一个牛场，主要用于胎部下和子宫炎一个药物的比对试验。 Questa prova abbiamo fatto per il controllo di uteritis ritenuto placente. 这是这个实验组，这个是对照组。 Questo è la prova e questo è il controllo. 下面针对这个，一个是子宫炎，它的占比，胎部下的占比。 E questo uteritis il numero, questo numero di casi, no, incidenza, questo è percentuale. 他这用药以后的总的发病这个投入，那就是试验组只发病了2头，而对照组发病了11头。 Come totale, per, ci sono due capi nel prova, gruppo di prova, invece control e 11 capi nel gruppo di controllo. 这次灌服了这个中药稠粉，对预防这个牛这个胎部下和子宫发病率来讲，它比没有灌服的降低了14.2%。 Come i, per i ritenuti placente, hanno sceso 14.2%. 子宫炎发病率降低了11.1%. Per i utilities ha sceso 11%. 总的发病率降低了27.25%. Come incidenza di malattia totale ha sceso 25.7%. Questo è altra prova fatto in altro allevamento. Per semplice controllo di uteritis è ritenuto placente. Questo tutti sono preso dai rapporti per l'allevamento. 这是这个牛这个号，牛的编号。 Questo è il numero di vacche. 这是这个疾病是吧？有胎部下有这个是吧 ？Il secondo colonne sono la malattia che scoperto. 下面是最终的结果，有师傅治愈，就是全部治愈。 Al fine hanno guarito tutti i casi. 就灌服了这个。 中药超粉之后呢，治疗奶牛的胎部下子宫炎，有明显的效果。经牧场主治兽医判定，治愈率是100%。 Quindi utilizzando questo TCM Uterfine hanno curato tutti i casi di ritenuto placente e uteritis. Quindi dice che ho guarito 100% sono guariti. 这是我们另外一个专门治这个牛蹄病的。 提伤的一个药物。 Questo è altra medicina per curare i zampe. 这个是用药前的创面。 Questo è superficie di zampe che si è malato dentro, non so quale medicina, quale malattia si è buco questo. 这是用药3天后就愈合的状况。 Dopo utilizzato questo polvere, dopo 3 giorni si è guarito abbastanza, quella è la foto. 下面对中药超微粉来讲，我们小结一下。 Quindi facciamo un breve assunto del TCM Uterfine. 下面中药超微粉。 中药超微粉首先。
是中药现代化的一种最有效的途径。 Diciamo quello TCM Ultrafine è uno qualcosa supplementare per le modernizzazioni di TCM in medicina cinese. 首先是中药超微粉，它是在原配方基础上加工出来的，就是保留了原配方的配伍不变。 Prima di tutti TCM Ultrafine si applica la stessa formula di TCM. 其次呢，中药超微粉碎后呢，提高了血药浓度，用较小的剂量可以获得原处方的疗效。 Con questa tecnologia di TCM Ultrafine si può aumentare la concentrazione di medicina nel sangue, quindi possiamo utilizzando le piccole quantità ottenere i migliori risultati. 受用交这个普通中药散剂，可以节省药材 30%到70%。 Nel clinico di medicina e di veterinario si può diminuire l'utilizzo di medicina da 30% al 70%. Quindi questo TCM Ultrafine utilizza medicina poco, quindi diminuire i costi 50%. 另外这显效快，药效高。 Quindi hanno più efficace e più veloce. 既可以拌料，也可以饮水，方便临床使用。 Si può utilizzare nel mangime, anche nell'acqua da bere. 下面第三点就是中药超微粉相对于中药提取等其他剂型。 E poi comparazione di altre metodo di utilizzo di TCM. 使用这个成本可以降低三分之二以上。 I costi si può ribassare 2/3. 因为中药提取它的直接生产费用比中药超微粉要高出很多。 Perché se facciamo estratto di TCM i costi di lavoro è molto alto. 好，下面再给大家介绍一下这个中药超微粉质量控制。 E poi come controlliamo le qualità di TCM Ultrafine? 下面原药材的质量控制。 Soprattutto prima controlla le qualità di materiale prima. 原药材的质量控制主要依据中华人民共和国授课帖，它这个植物的来源，选择高等级的到底药材。 Quindi secondo i medicina e quella farmacopia veterinario di 2015 scegliamo i migliori materiali prima. 它检查结果要符合或者高于国家标准。 Quindi questo noi abbiamo controllo dobbiamo più alto di requisiti di standard nazionale. 下面作为成品的离境控制，主要激光离度法。 E poi il controllo di particelle. 作为拌料这个标准的话，我们控制在这个D97小于等于这个50个微米。 Quindi se applica nel mangime, noi controllo quel diametro, per 90% di diametro meno di 50 mm. 这细胞破皮率大概在 90% 左右，适合于养殖场拌入颗粒料或者粉料使用。 Il tasso di rompere i paletti cellulari dovrebbe più di 90%. 这饮水规格这个标准呢，要精确控制在D97小于等于30个微米。 Se utilizziamo nell'acqua da bere, il 97% di diametro bisogna meno 30 mm. 这细胞破皮率要大于 95%，适合于规模养殖场饮水使用。 Il 90% di cellule palette bisogna essere rotto. 这检测设备主要用这个激光离度检测仪。 Questi è il macchinario che facciamo controllo. 这个检测的数据非常精确。
questo foto è i dati che abbiamo ottenuto da questo controllo. 下边这两张图片呢，是一种中药，就是超微粉和普通药粉，它的对比。 E questo è un confronto tra quella medicina di polvere normale e ultrafine. 这是粉碎到60目的时候，植物的器官的碎片。E questo è come 70 mesh, quella 300 mesh come è molto più fine. 对，这个粉碎到300目的时候，这全是细胞的碎片，但是这里边有一个漏网的纤毛。 Quando arriva in ultrafine, utilizza ultrafine, non vede più i cellule, ma quella là è fibra, che è una fibra scappata. 下面作为成品质量控制，还要在这个含量进行含量控制。 Nel controllo qualità finale, prima facciamo qualità di come contenuto di medicina. 这理化鉴别。 作为一个常规的标准，就是来使用。 Come uno standard, uno controllo standard, facciamo identificazioni fisiochimico. 下面要如果要定性的话，还可以用这个薄层法。 E poi abbiamo anche metodo per valutare, per analizzare qualitativo, quantitativo di questo sostanza. Chimico, sostanza principio attivo. 下面我们要做定量来控制，那就是主要成分的定量控制的话，我们用液相法。 E poi utilizziamo HPLC per misurare, analizzare quantità. 这是一个产品，它这个检测这个图谱。 Questo è uno formula, una figura che facciamo, abbiamo fatto nel controllo. 这个红色的为这个显示的，这是普通粉；黄色的显示的超微粉，它的比它高出很多。Quella rosso è quella polvere normale, quella giallo è ultrafine。下边第三个部分，我给大家介绍一下中兽药超微粉防治奶牛常见病产品的举例。Come terza parte ne parliamo le applicazioni dei TCM。 这里边第一个介绍一下防治奶牛胎液不下和子宫炎。E poi facciamo sempre l'esempio di per controllo di principio ritenuto placente uterus。第二部分呢，介绍一下防治奶牛的隐性乳房炎和急性化脓性乳房炎。E poi la prevenzione e la cura di masti mastitis acute subclinica. 第三部分介绍一下防治奶牛的疾病。 E poi malattia di zampe. 下面的第一类产品，我们这个产品在防治这个奶牛这个主要用于防治奶牛产后胎液不下和乳房炎。 Quindi prima il prodotto è mostrato molto efficace. E il controllo di ritenuto placente e utilitis. Questo产品呢，经过这300目工艺，这个轻工更彻底，有效降低子宫炎的发病率。 Quindi TCM ultrafine può ridurre significativamente l'incidenza di infiammazioni di utero. 这个产品呢，这是来源于经方，是吧？就是古代先人传下来的经方，加上现在超微粉的工艺。 Questo è la formula tradizionale approvato da tantissimi anni di esperienza e poi combinato da nostra tecnologia di ultrafine. 所以说它的疗效这一块提升了很多。 Quindi abbiamo ottenuto un buono efficace risultato. 下边这是在一个养牛企业我们做的数据。Questo è la prova
这个我们看过了吧？刚才他看的。这个刚才这个树。这是刚才讲过的。刚才有这个树，那就不再讲了。下边的另外一组数据。Questo è, abbiamo fatto la, fatto la prova in altro allevamento grande. 这个数据呢，这个试验呢是个纵向的对比试验。Questo è la prova orizzontale. 他就把六月和七月初这一部分数据作为用药前的数据。Questo giugno e luglio prima metà di giugno e luglio abbiamo fatto un controllo come gruppo controllo. 这八月份这个数据呢，这个是用药的数据。Ne agosto hanno adottato questo prodotto abbiamo ottenuto risultato. 就这几种病的发病率，这个六月和七月分别是5.3和3.7。Il tasso di incidenza da giugno a luglio è tutti 5,3 o 3,7%. 这八月用用了之后发病率是零。Nel agosto abbiamo niente, abbiamo tutti, non abbiamo incidenza di malattia. Questo tutti grande allevamento hanno fatto un copia come sapete.Magari alcuni non sapete, noi abbiamo allevamento tutti di 2.000, 3.000 capi o 5.000 capi, quindi è facile avere 300, 200 capi come prova. 下面第二个介绍的，这是专门防牛、防治这个奶牛隐性乳房炎的一个产品。E poi nel TCM ci abbiamo altre formula per fare.Per curare, provenire mastiti. 这个蒲公英，这个被中国古人誉为中华乳病第一药。Come Tadalina, in Cina si è sempre utilizzato per fare prevenzione di malattia di marmella. 它有很好的消除这个这个乳腺这个肿胀。降低奶细胞的作用，降低体细胞的作用。È mostrato molto efficace nel far sciogliere il stress, sciogliere il caldo di marmella e poi detossificare. 它用于治疗奶牛这个隐性乳房炎，降低体细胞数，修复乳腺，改善这个乳腺的功能。Quindi si utilizza molto nel curare la mastitis subclinica e poi a diminuire le cellule somatiche e poi fa guarire, recuperare il mammella come anche migliorare la qualità. 这里边是这个试验数据，降低体细胞的试验数据。Questo è la prova.Mostra che Tadalina può diminuire le cellule somatiche. 这上面是奶牛的编号。Prima fila è il numero di animale. 这是用前的这些试验数据。Questo è cellula somatica, numero di cellula somatica prima di dalla mangiare prima di curare. 这是用药后的试验数据。Questo è dopo utilizzare. Questo dobbiamo dire, questo noi, 这个是万以万为单位的是吧？因为他们是万为单位的啊。是。Questo abbiamo fatto come in Cina noi utilizziamo come 10.000 come unità di misura, invece in Italia utilizza 1.000 comunque.Abbiamo ottenuto un buon, molto buon risultato. 那就从这数据看，每一头牛的体细胞都有大幅度的下降。Possiamo vedere il cellula somatica si è abbassato drammaticamente. 这个药还有个特点，就是降低奶牛体细胞的时候，它不影响乳品的质量，就是没不用任何抗生素。E poi abbiamo altri vantaggi con questo prodotto.Non è antibiotici, quindi possiamo consegnare il latte normalmente.
下面这是另外一组数据。Questo altra prova, altra prova di Tetalina. 这个大体刚才这个一样，每一头这个数据都减少了很多，这个体细胞。Più o meno come vediamo lo stesso risultato, il numero di cellulare è abbassato, si è abbassato, passato.这是给它把它变成一个这个像是这柱形图，这样更好看是吧？它的这个号让客户看，试验前和试验后这个数据都降了很多。Quindi da questo figura si può vedere più facilmente che ci sono grandi differenze tra il prima di trattamento che dopo.从上面这个图表里边我们可以计算出在奶牛日粮中添加了这个药之后呢体细胞下降了81%。Come una somma totale e le cellule somatiche sceso 80%。那说明这个蒲公英这个药呢在降低奶牛体细胞预防牛这个隐性乳房炎方面有显著的效果。Quindi questo Tetalina, la polvere di Tetalina hanno molto efficace.Nelle prevenzioni di mastitis. 好，这下边呢，这是防牛防治这个奶牛乳房炎，它是实证这个案例，这个就不看了吧，不看了。Quindi abbiamo tantissimo la prova, ne abbiamo incorporazioni nei grandi allevamento, non è necessario vediamo tutti comunque. 那就翻过去吧。下边。第二方面呢，就是在这个奶牛临床性乳房炎，防治奶牛临床性乳房炎方面。EPOI nel clinico mastitis clinico abbiamo altri prodotti。这个普希星黄散在控制这个奶牛这个临床性乳房炎方面，效果非常好。普希星黄散 questo purtroppo è un nome cinese uno varia composti。Da varia TCM, non come altre, Tetalina è uno singolo elemento, singolo, invece questo è diverso, questo qua Tetalina, Astragalus, comunque questa formula è molto efficace nel curare mastitis. Questo prodotto è stato prodotto in una tradizione di Jingfang, Anche questo è una formula tradizionale, è applicando la nostra tecnologia ultrafine. Questo prodotto, in questo trattamento di nai niu, ha un effetto molto chiaro. Quindi questo che sostanza questa medicina.È molto efficace nel curare mastitis clinico. 那经过这超粉碎技术呢，细胞破壁率可以达到90%以上，这样让药物变得更有效。Perché già approvato e si sono efficaci con questo ultrafine tecnologia, perché i cellule cellule di parenti di medicina si sono rotto.95%, quindi si rende medicina più efficace. 这是这个实验的数据。Questo sono la prova, sì, abbiamo fatto nel campo. 这是试验前，这是试验后，总共有效率达到85.2%。Quindi questo prima della prova abbiamo 122.Hanno mastitis, dopo la prova sono 85% sono guariti. 用量不说吧，这下边附的还是一些我们做的一些实证案例。Anche questi sono altre prove abbiamo fatto in grande allevamento cinese. 这另外一个药就是我们在治疗这个牛的蹄病方面的一个很好的一个药。Anche questo è una medicina per curare le zampe. 这个药呢也是经方经过这个超微粉碎工艺来加工，
这是 古代我们武侠小说里边讲的一个金创神药，就专门治疗创伤的一个很好的一个药。Questo, anche questo è, prova, è una formula tradizionale molto antico, applicando la nostra tecnologia ultrafine. Anche questa medicina si usa molto in antico cinese perché quando si taglia si cura molto facilmente il taglio, ma in Cina si, abbiamo tanti, come una leggenda di combattente, così si guarisce subito dopo ferito da guerra. Noi facciamo 500 mesi di super fine, quindi più fine ancora, quindi aumenta le velocità di ricavero di feriti. 这后边这个图片呢, 这就是治疗前后的一个图片。 Questo utilizza solo una volta e prima e dopo si può vedere una grande differenza. 这是治疗前的这个创伤, 用药一次, 3天以后就变成这个样子。 3 giorni fa, prima di utilizzare la medicina, e questo, e poi dopo 3 giorni si è guarito. 这是另外, 一组这个实验。 用药前是这个样, 用药 3天之后就基本痊愈。 Questo è altra prova, si vede dopo prima e dopo 3 giorni sono guarito abbastanza. 这是另外一个数据, 也是用药一次, 3天后, 基本痊愈。 Questo è un altro ancora. 这后边附还附了一些具体的实证报告。 Quindi abbiamo anche altrettanto altre la prova nel campo. 下边作为中兽药超粉的创立企业河南省康兴药业公司的情况跟大家做个简单介绍。 Quindi all'ultimo faccio un breve presentazione di loro azienda, perché loro hanno fondato questa tecnologia ultrafine. 河南省康兴药业股份有限公司始创于1998年。 Quindi Henan Kangxing Pharmaceutical ha fondato nel 1998. 是专门从事以动物药品、保健品研发、生产、销售为一体的现代化股份制企业。 È un'impresa moderna come ricerca, sviluppo e produzione e marketing dei prodotti per la salute animale. 下面还有康兴生物为康兴药业股份的全资子公司。 Henan Kangxing Biologico è una filiale di Kangxing Pharmaceutical Industria. 它主要从事中兽药超微粉功能性抑活饲料和单一饲料原料产品的研发和生产。 Questo filiale si lavora soprattutto nell'applicazione, la produzione e applicazione di additivi come alimenti, materiale prima per la produzione animale. 康兴药业呢, 它是直接为奶牛场, 直接客户是奶牛场。 Quindi il Kangxing loro cliente è direttamente allevamento. 奶牛的用药直接影响了奶品的安全。 Perché l'utilizzo del farmaco nel vacca da latte influenza la qualità, la sicurezza di latte. 所以康兴致力于为消费者奶业安全健康提供服务保障。 Quindi Kangxing lavora soprattutto per la salute, per la sicurezza di latte. 这是我们的主要这个研发团队
这个领军人物。Questo è loro il gruppo di lavoro. 这是几位教授和几位博士。Questo alcuni professori, tre professori e quattro dottorando di ricerca. 还有我们的骨干团队。E poi ci sono altri che lavorano nel laboratorio. 他们都是这硕士研究生这个毕业。Hanno tutti hanno fatto master, studio di master. 另外这个公司呢，我们做了这个核心的一些专利，就在工艺方面一些专利。E poi loro in tecnologia di superfine ha ottenuto patente di da vari paesi. 也获得了美国、欧盟、日本、韩国、台湾、新加坡等国家和地区的专利证书。Stati Uniti anche europea, giapponese, coreana e poi eccetera eccetera altri paesi. 另外，康兴药业的研究呢，这个中国超粉的科研成果有18项。E poi hanno passato diversi 18 come achievement 18 risultati buoni。大livello scientifico e ricerca， 其中获得省级二等奖、三等奖、四等奖和二等奖的有多项。Hanno vinto il premio uno, il secondo premio e uno e terzo premio nel livello di provincia。另外，围绕着中药超合粉设备和产品工艺研究，先后获得国家50多项发明专利。E poi con questo tecnologia ultrafine hanno ottenuto più di 50 patenti su quel strumento e la tecnologia e la produzione。另外，中药超合粉的研究上，我还取得了几个国家的新生物证书。Quindi ha ottenuto anche autorizzazioni di produrre in medicina tradizionale cinese dal governo cinese. 另外，与福建农林大学联合出版了专著一部。E poi hanno pubblicato anche un libro monografia. 这个专著呢，主要是介绍中药超合粉的研究和应用。E qui si mostra solo ricerca e applicazioni di TCM ultrafine. 另外，我康兴生物还通过了国际有机产品的认证。E poi Kansheng Biologico ha ottenuto anche certificazioni di prodotto organici. 它生产的育红和饲料可以用于有机奶的生产。I loro prodotti premix per utilizzare come produzioni di latte organici. 这是中央电视台为中药超合粉这个研究做的一个专题的科普片。Questo è nostro CCTV quella televisione cinese。hanno fatto un programma per lui. 这是中央电视台老故事频道2019年做的一个介绍这个张国祖教授实业家精神的一个专题片。recentemente nel 2000 gennaio di 2019 per la CCTV ha fatto altro video。per lui altre per pubblicare suo lavoro spirito。这后边这个呢，这都是康兴药业合作并为我们做实证的一些客户的。Questo è loro il grande, il più grande allevamento in Cina che ha cooperato con 康兴。没了。那没了，那好 ，sorry， 往回倒一点，可以看到。倒不回来了。倒不回来了。倒不回来了。对，没，搁电脑上倒回来了。没了也完了。OK， abbiamo finito la presentazione. Comunque l'ultima parte sono il grande allevamento
perché in Cina si mostra. Ok, basta. Ok, va bene. Okay. Allora, grazie. Grazie professor Zhang, grazie professor Caijiu, soprattutto per questo ruolo che ti facciamo fare, che mi vergogno ogni volta, perché insomma farsi tradurre da un professore ordinario di Pechino è sempre imbarazzante. Allora io direi, ci abbiamo tempo fino alle 4, poi c'è il professor Sali che ci presenta il suo stranissimo libro, ma molto interessante, che io ovviamente ho letto, e quindi possiamo, diciamo, parlare un po' e fare un po' di discussione, quindi con molta serenità. Anche domande, però prima di entrare nel vivo volevo chiamare la collega Vislor, che ovviamente ho storpiato il nome. Vislor, ok. E anche il collega Covi. Perché? Perché fanno una cosa strana. Voi avete visto noi qui che cosa stiamo facendo in realtà. Fino a 2, 3, 4 anni fa, no? Fare una cosa del genere, chiamare loro della Società Italiana di Acupuntura Veterinaria, ci avrebbero un po' deriso, giusto? Deriso nel senso, c'è questa medicina Moloch tradizionale, non cinese ma diciamo occidentale, basata sulla metafilassi sistematica, su tante situazioni. Poi a un certo punto un cambiamento che comunque stava evolvendo lento, vedete, in questi ultimissimi, non voglio dire anni, ma mesi, sta prendendo un'accelerazione inaudita. Cioè l'accelerazione è quella che chiamano del Green New Deal, cioè questa, diciamo, accelerazione globale di un mondo che sta capendo che di fronte a una sfida di sfamare una popolazione in crescita esponenziale e di un ambiente che non può sopportare questa, diciamo, andazzo fino adesso. Quindi non c'è, prima eravamo stupidi, ora siamo diventati intelligenti, c'è che sono accelerate le priorità, e non sono più priorità di destra o di sinistra, di movimenti animalisti, è un'evoluzione delle cose che ci porta a noi particolarmente, qui siamo molti medici veterinari, a riflettere, diciamo, su quello che noi abbiamo sempre fatto. Stamattina Giovanni Sali, che è un giovane laureato, no Giovanni? Mi ha mandato una mail che se io non conoscessi Sali, non conoscessi, diciamo, non dico la tua veneranda età perché ti offendi, però la tua storia, no? E avrei detto, ma questa è un adolescente che mi sta mandando questa mail, cioè chiedendosi se queste cose del green, questi aspetti nuovi si hanno. Ma vedete, anche la stessa Cina, che io conosco molto bene, no, Caijiu, sono anni che mi sopporti e ci sopportiamo a vicenda, la Cina è esattamente è una locomotiva dell'allevamento intensivo delle 100.000 vacche in mungitura, dei 40 di media, della medicalizzazione sistematica di un ambiente in forte sofferenza. La Cina è venuta oggi a parlarci della medicina tradizionale cinese. Questo è un segnale, secondo me, estremamente importante. Lo dico tanto ai tanti colleghi, anche allevatori, che in questo momento sono connessi a Facebook, che sono molto di più, ovviamente, di quelli che siamo. Questa è una fiera, quindi non ha velleità diverse di essere un piccolo convegno in fiera. Però mi piaceva di completare questo argomento, di capire un attimino, capire proprio, perché la medicina tradizionale cinese, la comunicazione, diciamo, dei due professori si è basata molto sulla fitoterapia, quindi l'utilizzo sostanzialmente di fitoterapici, quindi non è una medicina, se volete, alternativa, è una medicina complementare, no? Invece di usare delle molecole di sintesi si utilizzano anche, perché noi di fronte abbiamo una sfida, noi sappiamo in questa fiera ci sono tanti convegni, no? Che sta parlando. Cioè di fronte abbiamo una sfida di ridurre l'uso dei farmaci all'indispensabile, che significa non eliminarli, ma ridurre all'indispensabile. Per ridurre all'indispensabile è necessario una potente riqualificazione della professione veterinaria, perché questo è il presupposto, e l'ingresso, diciamo, tra virgolette, a gamba tesa
degli allevatori e dei veterinari, ma degli zootecnici in tutto il mondo della, della prevenzione. Come posso io pensare di ridurre la dermatite digitale, ma soprattutto di ridurre l'eliminazione dell'ambiente del rame e della formalina, che insomma comunque è illegale per certi aspetti, se non metto pesantemente le mani sulla struttura della stalla o sull'ambiente? Cioè diventa un discorso un po' infantile, un po' naif. Poi in tutto questo contesto sostanzialmente ci sono queste esperienze mediche alternative, no, complementari, perché è medicina sostanzialmente, non è stregoneria, che può essere la fitoterapia. Però io volevo anche capire da loro, che sono due colleghi veterinari operativi di questa società italiana di agopuntura, la leggo per non dire stupidaggini, agopuntura veterinaria, che esercitano tutta o parte, non lo so, della loro professione anche con il supporto di questa, diciamo, tecnica anch'essa medio orientale, no? Quindi mi piaceva sentire, prima di avviare una discussione, la loro esperienza pratica. Loro sono dei pratici. Grazie. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, io sono la dottoressa Claudia Pislor, sono diplomata SIAV. La SIAV è la Società Italiana di Agopuntura Veterinaria, è presente in Italia da 20 anni, quindi è 20 anni che si formano medici veterinari agopuntori, quindi esperti in tecniche complementari come l'agopuntura. La prevalenza, diciamo, degli iscritti alla società si occupa ovviamente di piccoli animali, cavalli, però negli ultimi anni abbiamo iniziato a interessarci di bovini. Il mio stesso lavoro di diploma è stato proprio su una tesi sull'utilizzo dell'agopuntura nel rialzare la vacca a terra, con ottimi risultati oltre le nostre aspettative, e da lì abbiamo iniziato ad approfondire il lavoro di agopuntura nell'allevamento bovino, quindi nella pratica clinica. In allevamento l'agopuntura può essere utilizzata come tecnica complementare o anche unica, quindi non si dice di abbandonare il farmaco, ma di utilizzare tra i nostri strumenti di lavoro più tecniche, in modo tale da avere un risultato migliore con il minor impatto possibile a livello farmacologico, e garantire quello che è il benessere animale, quello che comunque le nuove normative ci chiedono, e noi abbiamo il dovere di adeguarci, di adeguare anche la nostra visione della medicina, quindi di una medicina unica, di guardare l'animale, anche se è un animale appunto zootecnico da produzione, con un'ottica diversa, che è l'ottica, come diceva il professore, nell'ottica dell'essere l'ottica olistica, dove l'essere vivente, che sia animale, che sia umano, è visto nella sua globalità. E quindi il goal della medicina tradizionale cinese, che raggruppa la fitoterapia e l'agopuntura, quindi sono due branche della medicina tradizionale cinese, volgono proprio al riequilibrio del soggetto nella sua globalità. Questo vuol dire un soggetto più resistente, quindi nell'ottica dell'allevamento vuol dire un soggetto che si ammala meno facilmente, o nel momento in cui io devo andare a trattarlo, vado a utilizzare un trattamento che lavori sul rinforzo generale. Quindi questa è l'ottica un po' dell'approccio olistico. Quindi parliamo di medicina olistica, una medicina complementare, giustamente, perché possiamo, a fianco dell'antibiotico, utilizzare comunque queste tecniche che aiutano il soggetto nella ripresa, anche quindi nella guarigione. Lavoro in pianura padana, quindi ottica di allevamento classico, quindi sappiamo, molto industrializzato, con tempistiche molto strette, quindi anche al veterinario tante volte viene richiesta la velocità nel far riprendere l'animale. Quindi a maggior ragione un'ottica integrata permette anche al bovino di riprendere nel minor tempo possibile le proprie prestazioni. Il dottor Patrizio invece lavora in una realtà che è quella del Trentino, dove ovviamente cambia l'ottica dell'allevamento. In parte abbiamo delle differenziazioni tra l'allevamento di montagna, anche se abbiamo
delle produzioni ormai anche noi che si avvicinano con degli animali molto spinti o molto produttivi. Io volevo solo aggiungere due parole a quello che ha detto Claudia, che considero un po' la mia allieva che ha superato il maestro, purtroppo. Comunque, io dico perché dobbiamo approcciarci a qualcos'altro, perché esiste qualcos'altro. Ringraziamo i cinesi, la medicina orientale, perché? Perché ci fa vedere una faccia diversa della medicina, cioè la medicina energetica. Loro, facendo l'agopuntura, hanno dimostrato 2-3 mila anni fa che esiste l'energia che circola. Adesso esiste la comunicazione tra piante e le piante hanno una sensibilità. Come facciamo a negare che esiste un discorso energetico negli animali? L'agopuntura sfrutta l'energia che circola negli organismi e la possiamo usare per guarire e per avere dei risultati con dei mezzi completamente diversi da quelli che abbiamo imparato all'università. E quindi quando ci svegliamo noi veterinari occidentali ad approcciare anche queste cose? Perché purtroppo ci scontriamo ancora con chi dice che sono delle bufale, che l'omeopatia non esiste perché è acqua. Noi approcciando e conoscendo, e questo è per me, dopo 15 anni di allopatia, aver conosciuto la scuola di agopuntura mi ha portato a una nuova conoscenza di una fisiologia della medicina tradizionale cinese, di una fisiopatologia della medicina tradizionale cinese e delle possibilità di intervenire e di avere dei risultati diversi che sono esattamente compatibili, olistici, naturali, senza residui e che sono per noi una certa rivelazione dopo una laurea in medicina veterinaria occidentale. Questa è la base che mi sta molto a cuore. Poi certo che da questo a praticarla tutti i giorni ci sono anni di scuola e di pratica quotidiana. Quindi io ringrazio sempre chi ci ha fatto conoscere questo mondo, questo universo, direi. Leggo dagli occhi del professor Sali che sta fremendo nel dire la sua opinione su tutto questo, no? Cioè, Sali è stato il maestro di tutti noi, di tanti di noi, insomma, dopo 70 anni di carriera, 67 di laurea. E vabbè, mi stai chiedendo di tagliare corto, ma non ti faccio parlare. No, volevo sapere, Giovanni, tutta questa storia, come la vedi tu? Questa transizione, questa, diciamo, non tanto non è più uno scontro ideologico tra chi può fare la omeopatia, la allopatia, sta venendo fuori, secondo me, una convergenza verso un unico obiettivo. Quindi male quando ci si infilano le ideologie. Cioè, tu come le vedi queste informazioni, diciamo, questi approcci, ma anche queste considerazioni dell'agopuntura, Giovanni? Non potete immaginare che piacere mi ha fatto sentirvi, no? Beh, di agopuntura, nel costruire la boiatria italiana, abbiamo cominciato a parlare e a fare 30 anni fa. E c'è un'agopuntura oramai consolidata, diciamo, nel mondo occidentale, in Europa. E nel mio centro è venuto a fare lezione il professor Kurt Bauer, svizzero,
no, austriaco, e anche nel mio libretto che ho pubblicato adesso, per caso ho infilato un po' di casi clinici che sarebbero benissimo trattabili anche negli allevamenti da 1000 vacche, risparmiando un sacco di soldi e di danni fatti con gli ormoni, eccetera, eccetera. E ci sono dei casi ricordati nel mio filmetto, nel mio libretto Cavalli 8, Uomini 40. Non c'è niente di nuovo per noi, nel senso, e la cosiddetta agopuntura cinese in realtà è l'agopuntura, e in Europa, perché c'è l'agopuntura tradizionale e l'agopuntura che si avvicina alla riflessoterapia, perché cerca di spiegare anche i meccanismi con cui funziona, no? Quindi sia l'agopuntura, ma l'agopuntura forse è, diciamo, quella scientificamente più provata di tutte le medicine complementari. Quindi per me c'è uno spazio enorme anche nell'allevamento, diciamo, da 1000 vacche. Non stiamo a entrare nei particolari, però ci sono dei casi. Vuoi tradurre? No, se vuoi. Scusa, se non mi sono buttato di lì. Quindi, per noi l'agopuntura non è niente di nuovo, nel senso, l'abbiamo capita già da una 30 d'anni o 40, non lo so, abbiamo cominciato così. Questo sull'omeopatia, secondo me, anche dal punto di vista scientifico, è un po' difficile industrializzare l'omeopatia. Ci sono delle derivazioni dell'omeopatia, tipo l'omotossicologia e così via, che sono più, fra gli altri mestieri che ho fatto nella mia vita, io ho fatto per molti anni, tanto qui è proprio pratica, no? Ero il consulente unico della più grossa multinazionale del farmaco, era la Bayer, oggi si è convertita e fa degli antiparassitari, pazienza, tossici, li vende in tutto il mondo. Ma io ricordo che avevo proposto al direttore della ricerca della Bayer Mondo, è storia questa, no? Era venuto a casa mia nel mio centro studi e così via, per parlare delle loro cose, sul Famedici, questo, quell'altro, il Baitril e così via. Dico, scusate, perché nel vostro centro di ricerche, forse il più avanzato del mondo, non mettete allo studio una valorizzazione dell'omeopatia per vedere come fare? Quello mi ha risposto in maniera molto acuta e mi dice, purtroppo l'omeopatia non si può dimostrare scientificamente. Questo è il vero discorso. L'omeopatia, anche perché proprio nello stile dell'omeopatia c'è il rapporto diretto del medico col paziente e la valutazione, e un'omeopatia di massa è un po' difficile da pensare. Quindi, perché la vera omeopatia è quella della scelta del principio attivo corrispondente alla costituzione, è una cosa. Io ho conosciuto diversi omeopati, umani soprattutto, ma anche veterinari. Proprio l'omeopatia è difficile da introdurre. Io non dico che non funziona statisticamente in tanti casi, ma sai, le medicine, le malattie guariscono, perché io sono sostanzialmente un medico degli animali, ma medico. Allora, le malattie guariscono in 3 modi: grazie alle cure, indipendentemente dalle cure e anche nonostante le cure. Quindi, ma è chiaro, di conseguenza un po' di casi che guariscono, non dimentichiamo l'effetto placebo, tanto per dirne un'altra, e l'effetto placebo forse, ma viene usato anche in campo umano, viene usato l'effetto placebo, però non teniamola lunga. Inizia il workshop del professor Sali del suo libro. Mi piaceva se c'era qualche opinione o considerazione o intervento, che così chiudiamo e ci prepariamo poi per il workshop di Sali. E assolutamente. Sugli animali grandi, se devi ripetere gli interventi più di una volta sulla paresi,
o se ci sono delle patologie che tu domini con pochi interventi manuali. Se la dobbiamo, io ci credo, sono sulla tua frequenza d'onda, anche se non la faccio, ma se la devo fare ogni tre giorni per lo stesso capo, qual è il rapporto qualità-prezzo? Dov'è meno interventi, più efficace? Chiudo. Esiste una regoletta che dice che quando noi facciamo un trattamento abbiamo una risposta e potremmo un po' paragonarla alla risposta immunitaria, cioè io tratto oggi, ho una risposta breve, ritratto, ho una risposta booster che mi dà un trattamento più duraturo, più efficace. E ci sono delle condizioni di lavoro che ti permettono di fare le cose più o meno bene, più o meno frequentemente, più o meno dipende. Parliamo di vacca da latte, quindi costo-beneficio diventa fondamentale, non stiamo parlando del cavallo o dell'animale d'affezione, dove spendono diversamente. Io ho una fortuna da questo punto di vista, io sono un veterinario di montagna dove purtroppo devo fare un po' il tuttologo, quindi mentre faccio l'agopuntura a un animale, metto gli aghi, magari insegno anche a controllarli al proprietario, faccio il podologo dall'altra parte do l'occhio, finisco il trattamento, ho allevamenti piccoli, passo frequentemente, quindi non mi costa tanto fare un richiamo a tre giorni e uno a dieci dopo se devo completare il discorso, che i dieci sono sei o dodici, non cambia insomma a un certo punto. Quindi quello che mi non vorrei fuorviare dalla tua domanda, ma quello che mi sta a cuore è il fatto che io posso affrontare tante problematiche con altre soluzioni. Posso affrontare un po' di un massaggio, come si chiama? Il massaggio col Twina, per esempio, insegno ai proprietari a usare le mani in un certo modo sugli animali, che può essere il loro cane o il vitello o l'agnello, che si comportano come un cane che stenta a camminare o ha una contrattura dei flessori. Quindi è un'apertura culturale che dà molti mezzi diversi e quindi per me è stata anche una soddisfazione professionale, non solo un discorso. Ecco, ci sono dei trattamenti che possono cambiare completamente una dislocazione del cieco che io ho sempre operato, da quando faccio l'agopuntura ne ho operato il 3% di quelle che operavo prima, perché faccio la seduta e il giorno dopo il cieco funziona, cioè ci sono degli interventi che uno può risparmiarsi, per dire, no? Con una seduta o con due, però... Per esempio, Patrizio, anche col discorso le forme neurologiche, spesso ci capita di trovare le vacche con le classiche piedi rampini. Ecco, quegli esempi mi è capitato di trattarle con una seduta, pazienti che magari mi chiamava l'allevatore e erano sotto Dobetin, avevano già fatto cortisone e il problema non si sblocca. Abbiamo fatto la seduta solo di agopuntura semplice, quindi senza elettrostimolazione, e le bovine hanno anche ripreso spesso con una seduta, e poi l'allevatore, addirittura, siccome è una problematica spesso che si verifica dopo il parto, vuoi anche per compressioni neurologiche o anche in corrispondenza del parto, abbiamo provato proprio a trattarle prima del parto, quindi qualche mese prima,
e al dopo il parto le bovine non hanno avuto nessun problema di piedi rampini. Quindi questo per dire, questa è una cosa interessante. Dopodiché ci sono ovviamente gravità diverse, quindi in base alla gravità della situazione uno imposta il protocollo agopunturale, che può essere di una, tre, cinque sedute. Nel mio studio sulla vacca a terra, per esempio, ho trattato delle vacche che erano già state trattate con farmaci, addirittura un paio dovevano andare al macello, abbiamo fatto, tra virgolette, proviamo o la va la spacca, abbiamo fatto il trattamento e l'animale si è alzato e l'animale è stato recuperato. Questo per dire la potenza di una medicina, cioè abbiamo tra le mani veramente a livello energetico uno strumento terapeutico che ci permette anche di recuperare gli animali quando il resto delle cose non lo fa. Ovviamente bisogna inserire quest'ottica medica in un protocollo. Quindi nella mia visita, perché c'è una scuola, perché uno si deve formare, non si nasce agopuntori, c'è una scuola di 3 anni, una scuola di 3 anni è una scuola di specialità dove comunque il medico veterinario impara a fare tutto quello che è lo studio dei meridiani di agopuntura, dei punti di agopuntura che sono 365 punti e poi la diagnostica, quindi leggere l'animale da un altro punto di vista di quello che ci ha insegnato la medicina classica. Quindi nel mio bagaglio di diagnostica ho ovviamente una visione più ampia dell'animale perché la lingua mi dà delle informazioni, l'occhio mi dà delle informazioni, la palpazione dei back shoe che sono i punti sulla colonna, se sono in pieno o se sono in vuoto, mi danno delle informazioni. Quindi io da tutto quella che è una diagnostica che leggo e che palpo, arrivo a stabilire un protocollo di terapia che è una combinazione di punti. E da quella combinazione di punti nasce il trattamento. Quindi però richiede tutto un lavoro di lettura dell'animale, che è diverso, è molto più fine e spesso ci porta a risolvere delle problematiche che non riusciamo con la medicina tradizionale. Ecco, questo è uno strumento, secondo me, di valore, quel valore aggiunto che ci permette di migliorare come medici veterinari. Ecco, questo è il discorso. Volevo precisare che oltre alla scuola, la scuola prevede anche gli esami, che non è una cosa di tutte le scuole. E poi volevo chiedere ai colleghi cinesi qual era la situazione da loro. Non ho capito. Volevo sapere qual era la situazione da voi, cioè se voi avete presentato fondamentalmente fitoterapia, sì. Ma avete anche colleghi che fanno agopuntura nei vostri allevamenti? In Cina c'è un'università proprio di Università Agricola di Nantino. Loro insegnano, hanno un corso di agopuntura. Però per adesso, con lo sviluppo di produzioni di vacca in Cina, le dimensioni di allevamento sono sempre più grandi, come 1000 capi, da noi un piccolo allevamento, abbiamo un 5000, 10000 va bene, 1000 capi niente, allora nessuno la cura. Quindi agopuntura si può utilizzare nelle piccole dimensioni, magari si tratta individualmente. Invece con il grande numero magari un po' difficile da applicare da tutti. A questo punto rispondo anche quello professore di Sardi. Quella medicina, quella CCM in Cina è difficile da valutare perché sicuramente soprattutto per il secondo metodo occidentale è invalutabile. Questa storia già esiste 20-30 anni fa, però adesso vedo un po' meno domanda su questo. Adesso la gente vede efficaci, vede se l'incidenza di malattia sia diminuito, come abbiamo mostrato
sui dati, abbiamo tantissimi dati, ho detto di non fare tanti, allora abbiamo parliamo un po' di teoria perché questa tecnologia può funzionare. Invece se il migliore metodo per valutare se funziona o non funziona è valutare l'incidenza di malattia, valutare di profit, si guadagna, si, utilizzando questo TGM si può guadagnare, far rendere di più gli allevatori, questo è il principio attivo, quello principio è il nostro obiettivo, questo si fa bene, si funziona, si vede loro guadagnano più, sono contenti, il nostro obiettivo sia scientifico che pratico. Okay. Grazie.好，我看大家对这个中医，这个中药和针灸大家都比较感兴趣。作为针灸和中药，它在治疗上，它是有区别的。就在动物病这个使用上，针灸这个一般一个是小群体，中药一般大群体比较适合大群体。再一个，针灸尤其对这个。 动物的肢体病啊，或者一些这个身体其他部位也疼痛，现在也病啊，这个是立竿见影的。但是对一些感染性的病是吧？或者现在在大量遇到一些感染性的病，你比如像胆囊乳房炎呐，包括这个胎部下等等这些，当然这个针灸也行，但是它一药这个作用更好一些，就它在治疗这个病这个范围上，它中间是有区别的。 Lui voleva aggiungere una cosa, per acupuntura e TCM sono diversi metodi di utilizzo, soprattutto come abbiamo appena detto, acupuntura si utilizza individualmente perché uno si tratta uno per uno, invece medicina tradizionale cinese si può applicare a gruppo. Il secondo secondo diversi tipi di malattia, magari per malattia di dolore, di zampe, zoppa, allora si acupuntura funziona benissimo. Invece per infiammazioni acupuntura un po' funziona un po' meno che meglio utilizzare il TCM, quindi dipende quale malattia si tratta, si usa diversi metodi. Okay. Grazie. Il prossimo workshop è il professor Sali che ci racconta nel suo libro la sua storia, quindi ci prendiamo 10 minuti di pausa che sistemiamo e poi iniziamo. Grazie.